Diamo il buon pomeriggio all'autore di Poco Poco, ovvero l'ambasciatore Mamma Mia, che dal 23 al 25 maggio sarà al Teatro Copò, Samuel Ili. Buon pomeriggio, Samuel. Buon pomeriggio a voi. Come stai? Sì, molto bene. Adesso sto pensando un po', mi sto preparando un po', no? Sì. Comunque abbiamo già fatto tante repliche, per me è veramente una gioia di andare su Roma, quindi vorrei sapere se siete veramente pronti per accogliere l'ambasciatore. Ma noi siamo assolutamente pronti per accoglierlo. Senti, allora parliamo di due paesi, due nazioni molto diverse, molto distanti sia dal punto di vista geografico che da quello culturale, quindi siamo in Costa d'Avorio e poi in Italia. In che modo questo spettacolo racconta il razzismo e il tema dell'immigrazione a cui siamo soliti approcciare semplicemente in maniera tragica? Infatti questo spettacolo affronta vari temi, nel senso che già l'avete detto, l'immigrazione, perché il motivo principale era di raccontare la guerra che ha vissuto la Costa d'Avorio, no? Mm-hmm. Siamo partiti dalla crisi politico-militare fino nel 2000 è scoppiata la guerra. E l'obiettivo era proprio di scrivere su questo tema, ma con i consigli dei registi che mi seguono abbiamo scelto di fare uno spettacolo in modo ironico che affrontava vari temi. Quindi nella prima scena mi presento come ambasciatore, perché è vero che queste crisi che viviamo, in fondo c'è la politica, no? Sotto. Certo. In Costa d'Avorio, dalla crisi politica, alla fine tutti i cittadini hanno dovuto pagare, no? Anche chi non era uomo politico. Certo. Quindi dopo questa scena della guerra, essendo scappato, arrivo in Italia, per dire, no? In Italia è il mio paese di rifugio, dove, essendo scappato dalla guerra, mi ritrovo, mi dico, sono in un paese dove non c'è la guerra, no? O la pace. Certo. Lì affronto ancora varie difficoltà, nel senso che devo cercare a integrarmi, devo cercare a sistemare un'altra vita, cosa che non è facile. Ho lasciato un paese, vengo in un altro dove non ho nessun contatto, devo ricostruire tutto. E attraverso questo percorso, cercando di costruire questa nuova vita, mi ritrovo di fronte a delle realtà diverse, per dire, no? Io sono qua dal 2008, per dire, no? Non è che ho la padronanza della lingua, ma tutte queste cose devo cercare a curare. Il permesso di soggiorno, l'integrazione, l'immigrazione che oggi con questi barconi, questo tema dei barconi è stato affrontato, no? Certo, per sì. Dire, no? Io vedo in un altro modo, chi scappa veramente per la guerra, certo, ma, no, si riesce a scappare anche se ti ritrovi in una condizione molto difficile, vivere è meglio della morte, no? Ma per uno che scappa, non so se mi faccio capire. Sì, sì, per è uno chiarissimo, che chiarissimo. Sì, per uno che scappa per altri motivi, tipo vado a cercare una vita migliore, lì vedo un po' alcuni dei miei connazionali africani che si trovano in certe situazioni. Loro sono scappati, per dire, no? Tutti abbiamo scusa la guerra, ma in fondo il discorso è un altro. C'è chi scappa per farsi una vita migliore, ma dico attento, se cerchi una vita migliore ci sono dei calcoli da fare, perché se vuoi trovare una vita migliore alla fine ti ritrovi con altre realtà molto diverse dalla tua cultura, dalla tua è difficile cultura, approcciarvi. Senti, Samuel, alla fine. Ascolta Samuel, ma c'è qualcosa di autobiografico all'interno dello spettacolo, del racconto? Qualcosa d'altro di autobiografico, no. Sì, c'è qualcosa della tua esperienza personale, racconti qualcosa che ti ha toccato da vicino?
Sì, ma lo spettacolo è proprio quello, perché anche raccontando la guerra è una cosa che ho vissuto sulla mia pelle. Certo. Arrivo qua in Italia, quando parlo in modo teatrale, vedendo la cosa, quando parlo della scena dell'autobus, dove mi sono seduto, nessuno si sedeva vicino a me, per dire, no? A volte la coabitazione diventa difficile tra l'immigrato e l'italiano, no? Mm-hmm. Per me sono delle dinamiche, bisogna cercare a vedere come ho vissuto delle situazioni del genere. Quindi teatralmente per me cosa si può fare per avvicinare l'italiano e l'immigrato, perché ormai siamo condannati a vivere insieme. Quindi per me la parola condannati addirittura. Boh, ma per dire, no, io sono qua, sono contento di essere con voi. Vado no, a ma Roma. Se, certo, no, dico dal punto di vista di entrambi. Io credo che l'integrazione sia una cosa assolutamente all'avanguardia per quanto riguarda quello che possa essere il destino di una società. Quindi sicuramente la nostra non sarà una condanna, ma sicuramente è una conquista dal mio punto di vista. Poi vedremo, insomma, quale sarà appunto il destino della nostra cultura in particolare. Per quanto riguarda invece gli aspetti più divertenti, in che modo li racconti? Quali sono magari gli aneddoti che ti sono capitati e che racconti in maniera divertente durante lo spettacolo? Boh, per esempio la prima scena, quando parlo della crisi, per dire, sono arrivato in Italia, sono andato a Milano per comprarmi una borsa, io e il personale non ci siamo capiti, alla fine sono andato a Roma, a Madrid, in Spagna, per dire, no? Ho fatto il giro dell'Europa per cercare la mia borsa ambasciatoriale. E non avendo trovato, sono andato in un negozio di cinesi, perché si sa, i cinesi fanno tutto a prezzi africani, costa poco ma dura poco. Quindi dopo mi ritrovo a scappare dal mio paese. Pensavo, quando è scoppiata la guerra, ci fanno i comunicati, state tranquilli, la situazione è sotto controllo. Ma adesso mi ritrovo in Italia, sono più tranquillo, no? Certo. Per dire, lì cercano a rassicurarmi, c'è tranquillità, ma io non c'era la tranquillità. Sono scappato, arrivo in Italia, mi ritrovo più tranquillo. È uno spettacolo, per dire, in scena si vede un po' meglio, no? Beh, sì, sicuramente avrai il modo più diretto per raccontare quella che è stata la tua storia. Tu come sei arrivato con il tuo racconto? Come è arrivato il tuo racconto all'interno del Teatro Copò? Come sono riuscito a contattare il teatro? La domanda è, non so se... Sì, nel senso, com'è nata questa collaborazione tra te e il teatro? Visto che racconti questa sorta di difficoltà, no, nella tua integrazione, non siamo soliti vedere degli spettacoli scritti da persone con la tua esperienza. Sì, il Teatro Copò, quando guardavo un po' su internet, perché a volte partecipo ai festival, alle rassegne, ho visto questa rassegna che era aperta a tutti coloro che volevano partecipare. Quindi ho mandato il materiale, il trailer dello spettacolo, il contenuto, il copione. E sei stato contattato? Sono stato selezionato. Chiaro. Hanno fatto la selezione in cui eravamo circa, se non sbaglio, 121, no? Uh-huh. In cui hanno fatto delle scelte, 16 compagni per fare la stagione teatrale. In questi 16 sono stato selezionato, è stata una cosa del genere. È una selezione che è stata fatta. Ho tutto il concetto chiarissimo in mente. Senti, va bene, allora noi ci sentiamo presto, sicuramente ci vediamo al Teatro Copò, perché dal 23 fino al 25 maggio avremo la possibilità di venire a vedere il tuo spettacolo poco, ovvero L'Ambasciatore, mamma mia. Ma perché hai deciso di chiamare L'Ambasciatore in questo modo? L'Ambasciatore, mamma mia, attaccato, niente, vedevo i primi segni di
contrasto con il telefono, ma è successo l'irrimediabile. Va bene, cercheremo di ricontattarlo se ci riusciamo. Comunque stavamo parlando di questo spettacolo che appunto si intitola Poco Poco, ovvero L'Ambasciatore Mamma Mia, e dal 23 al 25 maggio sarà al Teatro Coppola. Samuel Ely è l'autore di questo spettacolo, che racconta in maniera divertente il suo approccio all'Italia. Niente, non riusciamo più a ricontattarlo. Comunque va bene, se andate a vedere questo spettacolo fateci anche sapere che cosa ne pensate, cosa pensate delle tematiche affrontate e soprattutto del modo in cui vengono raccontate. Quindi state con noi, perché Voglio Vivere Così torna tra pochissimo. Noi ringraziamo Samuel Ely che ci sta magari ascoltando e ci risentiamo tra pochissimo.